Bene, signori, stamattina ho voglia di farvi fare un giro in quello che sarà il mio paradiso da domani, da quando vengo a dormirmene qui. Qui stiamo oltrepassando il cancello d'ingresso e arriviamo nel parcheggio di cui tanto vi avevo parlato. Questa è la guardianeria, dove ci sono sempre due guardie su tre turni, quindi sei guardie. La struttura che invece vedete di fronte è questo meraviglioso top view che, come vedete, è proprio immerso assolutamente nel verde. Questo è il grande parcheggio. Vi faccio fare un bel giro stamattina, speriamo che questo video non sia lunghissimo, però non potrò farvi entrare negli interni perché deve ancora arrivare l'uomo delle chiavi, vorrà dire che questo lo faremo un altro giorno. Vi faccio vedere soltanto l'esterno. Quei container che vedete lì in fondo spariranno ovviamente e sarà tutto reso più gradevole agli occhi. Qui si sta cominciando con i lavori. Ecco, questo è il top view fatto da un italiano un bel po' di anni fa, il geometra Ferrari, che ho avuto il piacere di conoscere l'altro giorno. Ecco che saliamo le scale che ci portano alla struttura. Eccoci qui. Questo è una parte del ristorante. Questo corridoio che si vede sulla sinistra dà sulla strada per l'ingresso dei disabili o comunque per l'ingresso di celebrità, diciamo. Allora, questo è, come dicevo prima, la sala principale del ristorante, quella più classica, che vi faccio vedere qui dall'esterno. È la sala del pianoforte che vedete lì in fondo, di cui vi avevo parlato. Ecco qui. E ci sta anche il carretto dei gelati. Guardate che meraviglia, signori. Guardate che meraviglia. Questa sulla mia sinistra, che adesso vi faccio vedere, sempre purtroppo dall'esterno, è la struttura di cui vi dicevo che è un museo. È un museo, poi in altre occasioni ve la farò vedere dall'interno, che è una sala appunto riservata alle celebrità, insomma, eccetera. Ecco, questa è una fontana che dovremo ripristinare. Scusate, mi torno un attimo indietro. Questo invece è l'ingresso per lo staff, quindi per camerieri eccetera eccetera, che vanno agli spogliatoi, e sulla sinistra ci stanno i bagni per la clientela. Questa invece che vedete sotto di me sarà un pochettino modificata e diventerà una vera e propria piazza. Qui questa aiuola che è stata appena tolta invece diventerà un centro barbecue, diciamo, per servire insomma al bar. Di fronte invece, dietro questo ombrello, verrà aperto un altro ingresso che ci porterà su questa sala, quest'altra sala grandissima, che è una sala che potrà essere utilizzata per eventi, per conferenze, per tutto, insomma, assolutamente per tutto. Ecco, qui sulla mia sinistra, questa griglia che adesso sarà spostata nella aiuola che vi facevo vedere prima, qui invece sorgerà un grandissimo bar e un posto per il disc jockey, diciamo, per la musica. Mentre qui, come vedete, ci sta questa sala praticamente immensa. E lì in fondo, appunto, dove ci sono quelle tende abbassate, ci sarà un altro ingresso. Adesso proseguiamo il nostro giro.
e andiamo avanti. Adesso usciamo di nuovo all'esterno. Questa struttura che vedete sulla sinistra, questa qui, è un vecchio bar che non sarà utilizzato più perché il bar lo stiamo spostando all'interno e praticamente sta già diventando il mio posto per i formaggi, dove appunto si faranno le mozzarelle e i formaggi. E andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. E siamo di nuovo all'esterno. Guardate che natura, che meraviglia di piante. Poi questa è la stagione delle piogge. Io non ho, che non sono un appassionato di piante, però in tanto verde è davvero straordinario, davvero straordinario. Ok, adesso qui ci sta la mia casuccia, come vedete, che è quasi pronta. Stamattina ho sistemato il letto provvisoriamente. Qui in alto c'è un posto di guardianeria, vedete quell'oculo che sta lì sotto, qui, lì sopra, per uno dei guardiani. Qui rivediamo ancora la mia casa, facciamo qualche passo avanti, vabbè che non ne vale la pena. Comunque in fondo ci sono dei magazzini dove sorgerà anche un mio laboratorietto. Invece adesso andiamo in quest'altra meravigliosa struttura. Superiamo questo cancello tutto rotto che sta appoggiato. Qui andiamo in una struttura che era destinata a un parco giochi, insomma, ai bambini, di cui vogliamo conservare sempre questo principio che vengono a giocare i bambini, però anche perché questi attrezzi possono diventare pericolosi, abbiamo deciso di toglierli e qui creare un'area picnic. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Guardate quanto verde. Allora, questa sarà un'area picnic dove la gente potrà, su al ristorante, prendere la loro colazione a sacco, diciamo così, che sarà preparata e venire a consumarla qui. Guardate che meraviglia. Adesso devo aprire una parentesi che non so quanto sia dolorosa. L'altra volta, quando abbiamo parlato della mia storia qui al Top View, abbiamo parlato anche di un panorama che si vedeva, che era bellissimo, che si vedeva quindi su tutta Addis Abeba. Ebbene, signori, quel panorama non c'è più. Non c'è più perché sono stati fatti, in particolar modo questo casermone è uno che ne sta, che sta dietro di lui, quest'altro di fronte, quest'altro sulla sinistra. Ci hanno praticamente messo una saracinesca, adesso torniamo indietro, a tutto il panorama. Perché dico che non è un fatto gravosissimo? Perché devo dire la verità, che 10 anni fa qui il palazzo più alto, la casa più alta aveva 4 piani, qualche cosa del genere. Oggi invece sono nati palazzi incredibili, cioè è diventata una piccola New York questa qui, non so che cosa dirvi, c'è cioè una cosa che fa cagare in un modo mostruoso. E tra il vedere i palazzoni, cioè questa Addis Abeba, ecco che state, ecco di qui abbiamo ancora un piccolo scorcio, vedete? Quindi vedere questa Addis Abeba così cambiata in 10 anni, con tutti questi palazzi che sorgono come funghi, e vedere questo casermone che comunque è stato mascherato da un po' di piante, io quasi quasi preferisco questa situazione e non vedere come panorama, qui dobbiamo aprire, e non vedere come panorama tutti quei terribili casermoni. E qui siamo entrati di nuovo nel parcheggio e abbiamo finito il nostro giro. Ecco qua, queste sono state delle piante che sono state
piantati appunto quando questi casermoni poi li stavano costruendo, proprio per non vedere, cioè che non si doveva vedere il panorama, almeno che non si vedessero tanto bene questi casermoni. E questo, cari signori, è il mio paradiso. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Ok signori, con questo per oggi abbiamo concluso. Ci vediamo un'altra volta, poi quando potremo vedere gli interni. Un abbraccio a tutti.